Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, vado a fare questa polenta, farò una dose minima, 2 etti con 1 chilo di farina. Questo è il guanciale che adesso taglio per usare poi per il condimento. Allora, prima che bolle l'acqua, metto la farina di mais così a pioggia per non formare grumi. È importante che no, l'acqua non deve bollire, la scaldiamo soltanto e col fornello acceso poi piano piano la porteremo ad ebollizione. L'acqua naturalmente è salata, ho messo poco sale, poi nel corso della cottura assaggio, non deve essere troppo saporita perché poi ci sarà il guanciale con il pecorino. Ci vorranno all'incirca 40 minuti per farla addensare per benino. Allora, mi metto un pentolino con un po' di acqua che tengo calda perché se serve, se vedo che è troppo densa e che ancora non sono arrivata alla cottura, l'aggiungo. Assaggio anche per vedere come sta di sale, se serve metto qualche altro granellino. Non la faccio troppo saporita perché poi con il condimento sennò diventa troppo saporita. Bene, continuo la cottura. Dopo all'incirca 40 minuti, ma i nostri nonni la facevano cuocere anche 45 minuti, Io ho accorciato un pochino i tempi. Naturalmente non uso sempre questo tipo di farina, non quella precotta. Se il tegame non attacca, è un tegame buono, posso anche coprire un pochino e fermarmi, non necessariamente devo sempre girare in continuazione. L'importante è avere il tegame giusto. Ecco qua, io direi che ci siamo, no? È bella densa, vedete come cade pesante. Ok, e io la spegnerei. Allora, per fare questa polenta croccante ci vuole uno stampo, io farò una dose per una persona naturalmente, e il resto della polenta la metto nella scifa per mio marito che la preferisce con il sugo. Quindi riempio questo stampo e poi lo lascerò raffreddare prima di tagliarla, eccolo qua, così va bene. E naturalmente se dovete farne di più mettete uno stampo più grande e usate tutta la dose. Come vedete con 2 etti di farina di mais ce n'è venuta abbastanza. Questa è quella per mio marito e mentre che aspetto che si fredda la polenta da tagliare, quindi ho tagliato il guanciale a pezzettini, a listarelle, vedete, ho messo un padellino antiaderente. Ci metto anche un po' d'olio, non troppo perché comunque voglio farlo diventare croccante, poi al limite lo metto dopo, ci metterò altro olio. E voglio che si scioglie bene il grasso del guanciale e poi ne metterò magari un altro goccino perché comunque la polenta va condita proprio con l'olio e il guanciale. Mi aggiusto il calore sul piano a induzione, aggiungo la cipolla tagliata finemente con un pezzetto, 2 pezzettini di peperoncino, a noi piace piccante, quindi se non lo volete potete metterlo, e ho messo un pezzettino di salvia. E su questa polenta ci starebbe bene anche il tartufo, chi piace, io adesso no, non ce l'avevo in casa. Ma un po' di tartufo, anche di crema di tartufo sarebbe l'ideale. Oppure se trovate la polenta al tartufo, anche quella va benissimo. Allora, una volta rosolita un pochino, ci butto giù un po' di vino buono, il nostro vino, e lo faccio evaporare. Quindi il vino lo mettiamo dopo che abbiamo rosolato bene il guanciale. Bene. Ora mi taglio la polenta che nel frattempo si è raffreddata, così la taglio a fette. Naturalmente la forma potete anche
che so, magari se prendevate uno stampo più basso potete fare con il coppa pasta degli stampi rotondi, per dire. Io la faccio così. La faccio così un po' quadrata, un po' stortina, ma non fa niente, proprio alla buona, diciamo. E la faccio friggere in olio di oliva, poco olio. Devo farla aspetto per girarla perché sotto si deve formare la crosticina, quindi deve essere bella croccante anche la polenta. Quindi ogni tanto guardo, se vedo che sotto è diventata croccante, ecco, vedete, questo è il momento. Quando è pronta, così la giro e la faccio cuocere anche dall'altra parte. Quindi aspetto che diventi bella croccantosa. Eccola qua, vedete com'è? Questa si è rotta un pochino, ma non importa. Una volta pronta, me la porto sul piatto di portata. E io ho fatto una dose per una persona praticamente questa, però avete visto, mi è avanzata la polenta, ce n'ho altra da tagliare, magari stasera mi invento qualche altra cosa, ad esempio anche con i porcini. Porcini e tartufo, ce l'ho con il tartufo, a me piace moltissimo, mio marito invece lo odia. Allora, adesso ci mettiamo il condimento che abbiamo preparato. Ecco qua. Beh, ragazzi, io non sono una chef, non è che so preparare bene i piatti, io faccio il pane, però mi piace anche cucinare e quindi il mio modo di impiattare è questo, un po' alla buona, diciamo. Ci metto sopra il pecorino che sulla polenta ci va e una foglia di salvia tanto per abbellire. Eccola qua, pronta da gustare. Bene amici, vi ringrazio della visione, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, lasciate un like e attivate la campanella per ricevere le notifiche del canale. Ciao a tutti!